Anche se da tempo, ahimè, ho mollato il regime forfettario perché ho superato la soglia qualche anno fa, devo dire che fare dei contenuti sul regime forfettario mi dà sempre un certo piacere perché rappresenta per gli imprenditori, ha rappresentato per me nel corso della mia carriera imprenditoriale una grande opportunità, ma non solo per chi inizia, ma anche per i contribuenti minori che hanno dei ricavi fino a 65.000 euro. A partire dalla sua introduzione, con la legge 190 del 2014, il regime forfettario ha subito nel corso del tempo importanti modifiche, qualcuna positiva, come l'estensione, ad esempio, per tutti i settori fino a 65.000 euro, mentre prima era solamente per alcuni e cambiava dal codice Ateco. Ed alcune invece negative, come ad esempio l'introduzione di maggiori clausole di esclusione e limitazioni nei casi di imposta al 5%. Nel corso però del 2021 e anche del 2022, salvo le modifiche che parleremo in questo video, il regime forfettario è rimasto identico. E proprio per questo, se non l'hai già visto, ti segnalo questo mio video, dove spiego nel dettaglio il regime forfettario, come funziona, chi sono i soggetti interessati, come si calcolano le imposte, le clausole di esclusione, il 5 e il 15%, tutto quello che devi sapere sul regime forfettario sul link che trovi. In questo video invece vedremo le novità 2022, che sono l'introduzione in maniera graduale della fatturazione elettronica e l'istituzione dei regimi transitori per chi fuoriesce dal regime forfettario, per chi cioè supera i 65.000 euro. Sono Carlo Alberto Micheli, avvocato e dottore commercialista fondatore di MyAccounting.it, servizio di commercialista online per piccole e medie imprese e professionisti. Se non l'hai già fatto, questo è il momento di iscriverti al mio canale YouTube, lasciare un like, un commento e magari condividerlo con gli amici. Quindi iniziamo con il nostro percorso, ma prima sigla. Anche i forfettari sono soggetti a fatturazione elettronica, ma non lo sono tutti e non lo sono tutti almeno da subito. Per meglio semplificare e capire come funziona la fattura elettronica, dobbiamo individuare tre periodi. Il primo imminente è il 1° luglio 2022. Sono soggetti a fatturazione elettronica i forfettari dal 1° luglio 2022 che nel 2021 hanno superato la soglia di ricavi di 25.000 euro, prima scadenza. Seconda scadenza, 1° gennaio 2023. Sono soggetti a fatturazione elettronica i contribuenti forfettari che nel 2022 hanno superato i 25.000 euro. Quindi, se nel 2021 non avevi superato i 25.000 euro e li hai superati adesso o li supererai adesso, il tuo obbligo scatta a partire dal 1° gennaio 2023. Ultima data, 1° gennaio 2024, data in cui tutti i contribuenti forfettari saranno soggetti a fatturazione elettronica. Il legislatore ha deciso quindi di introdurre questo obbligo attraverso una transizione graduale che si spalma su 18 mesi. Scelte politiche. Il secondo punto sono le modifiche introdotte con la riforma fiscale del 2022. Il mio precedente video riguarda le modifiche introdotte con la riforma fiscale 2022, che riguarda non solo il forfettario, ma anche l'IRES, l'IRAP, le spese detraibili, la riforma del catasto. Quindi, se non l'hai visto, ecco l'altro video da vedere. Il fatto è che per conoscere quali saranno le modifiche introdotte al regime forfettario, dovremo aspettare il fantomatico decreto attuativo. In Italia dobbiamo sempre aspettare il decreto attuativo, perché escono le leggi programmatiche, come ad esempio la legge delega, e poi il decreto attuativo dovrà stabilire quelle che saranno le soglie, le aliquote e i requisiti di accesso e esclusione. Vediamo però in che cosa consistono queste modifiche introdotte. Si introduce la possibilità di applicare un'imposta sostitutiva, come ad esempio viene già fatto il 15% per i ricavi fino a euro, per i 2 anni successivi a quello di fuoriuscita del regime. Ad esempio, nel 2022 supero i 65.000 euro, anziché passare direttamente all'ordinario, come è accaduto fino ad ora, saranno previsti 2 anni transitori nei quali verrà applicata un'altra imposta sostitutiva, sicuramente superiore al 15%, ma immagino inferiore al 43%, che è lo scaglione IRPEF del regime ordinario. Questo è quello che ci stiamo aspettando. Così come ci stiamo aspettando, quali saranno le soglie, perché entro determinate soglie sarà possibile applicare questo regime transitorio. In altre parole, il regime transitorio, una sorta di regime cuscinetto tra il forfettario e l'ordinario, troverà applicazione per i contribuenti, persone fisiche, esercenti attività di impresa, arte e professione, che hanno conseguito ricavi o compensi superiori a, ma questo non lo sappiamo e non abbiamo una sfera di cristallo, un importo che verrà stabilito dal decreto attuativo in uscita, si spera, nel 2022, quantomeno prima del 31 dicembre 2022, almeno il 28 o il 29 dicembre, non il
anno nuovo iniziato, per favore. Se vuoi approfondire questo discorso e richiedere maggiori informazioni sulla tua partita IVA, come aprirla, come gestirla, ti ricordo che in descrizione al video trovi i link per entrare in contatto con me e con gli esperti di myaccounting.it, dove tra l'altro la prima consulenza gratuita. Se ti è piaciuto questo video e vuoi vederne altri di questo tipo e rimanere aggiornato sulle questioni fiscali, lascia un like, condividi con gli amici, iscriviti al mio canale.